si chiama PortView ed è una iniziativa di Maurizio Rossi, presidente di Terrazza Colombo, alta 170 metri, il grattacielo in cemento armato più alto d'Europa, datato 1940, una visuale unica sulla città, in questo caso sul porto di Genova. Che cos'è PortView? Allora, 170 metri è sul livello del mare, perché il grattacielo è 124 metri, ma in effetti siamo su una collina a 45-50 metri, quindi l'altezza sul livello del mare che consente questa visione straordinaria da Portofino a Capomele, appunto, è da 170 metri. PortView è un'idea che abbiamo da anni, però abbiamo realizzata nell'ultimo anno. È stato anche piuttosto complesso perché abbiamo messo 4 telecamere in cima alla terrazza che hanno delle visuali diverse, ma volevamo molta qualità, volevamo una zoomata di un determinato tipo, volevamo consentire una visibilità di giorno e di notte, volevamo una visibilità in HD, volevamo che fossero registrabili ognuna per tenere la memoria di tutte e 4 le telecamere, che praticamente saranno 3 mesi in HD, un anno in SD, che SD è un'ottima qualità, è quella ad esempio fino a quando c'è stato l'analogico nelle televisioni era SD, e poi le metteremo su un hard disk in modo da tenere comunque ogni anno memorizzato di ogni telecamera, e diventerà la storia del porto di Genova. Magari fra 20 anni chissà che cosa andremo a trovare lì dentro. E serve per tutti, serve per il sistema dell'autorità portuale, serve per la capitaneria, serve per gli ormeggiatori, per i piloti, ma serve anche tanto alla città, ai cittadini, perché possono guardare dentro il porto, quel porto dove fino al 92, fino a quando Renzo Piano non aprì quel varco di tutta la parte del porto antico, non era visitabile. Potevamo entrare solamente se si andava a prendere un traghetto, quindi non sapevamo che cosa accadeva dentro il porto. La mission già di Primo Canale nel mondo portuale è stata quella di fare molta documentaristica, e proprio tu, Elisabetta, ne hai fatta tantissima, spiegando tanti lavori all'interno del porto in un linguaggio semplice, in un linguaggio rivolto veramente ai cittadini, non ai tecnici portuali, che hanno giornalisti e di settore bravissimi, specialmente a Genova, ma che parlano in un modo, in un gergo molto tecnico, poco comprensibile per i cittadini. Il nostro obiettivo anche con questa operazione è che adesso il naso dentro al porto ce lo possono mettere anche tutti, da qualsiasi parte di Genova, della Liguria, ma per gli operatori portuali anche da qualsiasi parte del mondo, magari guardando se la loro nave arriva in orario proprio al porto di Genova. Quindi questo è stato il nostro obiettivo, l'abbiamo presentato oggi, da adesso è visibile e vedremo i commenti che ci saranno prossimamente. Peraltro in un momento strategico, la costruzione della nuova diga foranea, e si vede benissimo il proseguo dei lavori dalle telecamere. Direi assolutamente di sì, ce ne sono due che non sono fatte appositamente per la diga, ma guardano ovviamente in quella direzione, sono due, quindi potremo vedere le due fasi del montaggio della diga, sperando ovviamente che tutto proceda senza ritardi, perché Genova deve andare avanti e noi lavoriamo per il bene di Genova e della Liguria. Chi di voi può raccontare l'utilità di PortView? Ma assolutamente, la vera disposizione delle immagini real view su un porto come Genova è fondamentale. È fondamentale da un punto di vista operativo, perché ci potrebbe consentire di avere un'occhiata immediata su quello che sta succedendo, e ci può essere anche utile in prospettiva, perché dovesse succedere qualche cosa si potrebbe ben utilizzare le riprese per ricostruire gli eventi e per avere degli elementi di informazione maggiori. Peraltro una visuale che neanche la futura torre piloti, mi permetto di dire, credo abbia. Assolutamente un punto di vista invidiabile, perché ci copre 180 gradi di visibilità da Camogli fino a Capomele, e quindi per noi è un punto di vista assolutamente privilegiato. Peraltro ha potuto ammirare anche la qualità delle immagini, pure notturna. Assolutamente, è importante, perché a quel punto si possono individuare anche dettagli importanti per capire che cosa è in atto e che cosa è successo. Anche voi, immagino, diventerete usufruitori di PortView. Assolutamente sì, e
mio malgrado devo dire, se fosse nata qualche anno fa ci avrebbe alleggerito tantissimo il compito. Noi siamo 10 anni che siamo in una location dove non abbiamo tantissima visibilità. Una struttura come questa ci avrebbe veramente semplificato la vita. E quindi vi semplificherà la vita? Assolutamente sì. Ha visto anche la qualità notturna delle immagini? Stronerà a fare sempre meglio. E noi che abbiamo un codice interno dettato dal Ministero che dobbiamo elaborare eventuali errori, ne facciamo pochi, devo essere sincero. Okay. E quindi potrebbe venire utile per rielaborare alcune manovre non andate proprio, come dire, come erano. Maurizio Rossi la definisce come una sorta di torre piloti che sappiamo sta nascendo nella parte di Levante del porto, ma ancora più alta, con una visuale immaginiamo maggiore. Vedremo, perché comunque non abbiamo ancora contezza di quello che poi si vedrà dalla nuova torre piloti. Faccio una battuta: da un punto di vista così prettamente egoistico, essere troppo visti, troppo controllati solitamente può non far piacere, non è il nostro caso. Siamo un servizio tecnico nautico regolato dall'amministrazione pubblica, dall'autorità marittima nel nostro caso, e quindi il controllo è addirittura doveroso, ma è doveroso soprattutto per tutto quello che avviene in porto, che ha valenza in termini di sicurezza, in termini di sicurezza intesa come safety del lavoro, intesa come security, ma intesa soprattutto come sicurezza della navigazione portuale, che sembra strano a dirsi, ma la navigazione in acque strette, cioè chiuse tra le dighe e le banchine, e i conseguenti ormeggi ai quali noi siamo, come dire, adibiti e dedichiamo il nostro lavoro, diventa veramente interessante poterla monitorare anche con un occhio così intrigante ma assolutamente utile. Ma mi sembra un bel servizio pubblico che date in qualche modo sia alle imprese che ai cittadini, e soprattutto è anche una curiosità per molti poter andare a vedere qual è la vera vita del porto. Se ne parla, ma molto spesso non se ne ha la conoscenza, e quindi questo è proprio un bel servizio che avete messo a disposizione di tutti. E voi state intraprendendo una strada di avvicinamento, credo, del porto alla città, e per me che ho questa deloga ormai da 7 anni, è importante, perché molti cittadini non si rendono conto di quanto il porto sia fondamentale, e credo che anche il porto, come è stato detto, debba un po' più rendersi conto della città in certi ambiti. Quindi anche vedere magari dei ragazzi, dei giovani che possono vedere le navi che entrano in porto, con passeggeri, con merci, in che modo possono entrare in porto, e anche magari i lavori della nuova diga, possa consentire alla città di capire molto meglio il motore propulsivo che dà lavoro a nel paese più di 100.000 persone indirette. Quindi per noi questo è molto importante, e vi ringraziamo perché è fondamentale.